ragazzi, ci siamo, sono le 7:40, sto per partire per questa bellissima avventura, no? Al Passo Rolle, le pavi di San Martino, il Cristo Pensante, e ora direzione rifugio e laghi Colbricon, saliremo la cima Colbricon, piccolo Colbricon, e si proseguirà per questa fantastica. Sono riuscito a raggiungere i laghetti Colbricon, guardate che meraviglia, e ora inizierà la salita vera. Davanti a noi Colbricon grande e Colbricon piccolo, passeremo lì in mezzo e poi ci vedremo. Qui a Passo Colbricon, 1908 metri di quota, ora ci dirigeremo verso il bivacco Aldo Moro, qui segna 3:30, bisognerà seguire il 3:49, buona fortuna. Ragazzi, siamo qui sul sentiero 3:49, guardate il panorama fantastico dietro di me. C'è la Colbricon, lì in fondo si vede il Latemar, paesino piccolino, Bellamonte, e quello lì è il Cornon, quindi la Val di Fiemme. Eccoci alla forcella di Ceremana, 2004-28. Bene ragazzi, mi trovo sui lastroni porfirici del Lago Rai, qualche tratto è bagnato, è molto scivoloso, ma il panorama è stupendo. Mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai faccia a faccia con una pecorella smarrita.
Oh, ecco lì su, ragazzi, il bivacco Aldo Moro. Noi l'abbiamo evitato e stiamo procedendo verso il bivacco Paolo e Nicola. Forcella acceso, ancora un po' di salita, anzi eccoci alla forcella del Palon, il sentiero procede tra baracche di guerra, guardate di che rotta. Tanto per cambiare, siccome le previsioni qui ci azzeccano, ma ha preso l'acqua. Ora spero che sia una cosa passeggera, perché ho ancora 2 ore al bivacco. Ha trovato il rifugio, guardate dove. Sta piovendo, quindi ora aspetterò un attimo che si calma e poi continuerò. Eccolo qua che si vede, bivacco Paolo e Nicola. E poi si proseguirà di là. D'acqua, comunque è fantastico.
alla Forcella Canzenagol, 2220 metri. Ora proseguirò in mezzo a questi roccioni. Ho male alla milza, aiuto. Mente, un'allucinazione. Ecco qui la Malga Sadole, dove faremo un po' di pausa prima di salire lì su. E questo qui è il Sadole. Sono le 10:30 più o meno, una piccola pausa, ora speriamo nel tempo. Sono arrivato a Passo Sadole, ora devo salire lì su alla Forcella Litegosa, speriamo che il tempo resti così perché arrivano i nuvoloni, quindi mi sbrigo, vi lascio, ci aggiorniamo. Contento, sapete perché? Perché sono 4 anni che lavoro qui, non sono mai riuscito a trovare un proiettile della guerra. Guardate qui, l'ho appena trovato in mezzo a questi sassi, bello. Duca del Castello, 2250 metri. Ora ci dirigiamo verso Forcella Litegosa, per poi continuare per la Forcella Lavoraia. Vedete, ancora mancano 3 ore e 30, voglia! Sarà la Forcella Litegosa, devo raggiungere Forcella Valmuena, 5 ore, speriamo di farcela, intanto qui dei resti della guerra. Diretto verso la Forcella Lavorai, ora quest'altra cima. Oh, eccomi qui, questi sono i laghetti Lavorai. Non oso immaginare la forcella qual è. Ragazzi, eccomi qui alla Forcella Lavorai, ora mi devo dirigere Forcella Valmuena,
qui segna 1:45, ce ne metterò 2 ore e mezzo sicuro. Praticamente devo salire lì su. Ragazzi, sto bene solo perché so che dietro questa montagna c'è il lago e qui forcella Busa della Neve, 30 minuti forcella di Valmuela, vediamo. Ragazzi, ci siamo quasi, eh? Ora scendo lì, questa è la cima delle Stellune, che vediamo se riusciamo a fare domani. Credo che faccio in tempo anche a riprendere il tramonto. E ecco qui che compare il lago delle Stellune. Eccomi qui. Forcella di Valmuena finalmente, lago delle Stellune, 20 minuti, non mi sembra il vero. Ora scendo giù, godo il tramonto, piazzo la tenda e cino. Un po' di gente qui al lago, ciao ragazzi, posso fare un video? Offro il prosecco. Abbiamo pescato una bottiglia di tè. La preparazione della polenta. Di giù sul falò. Ecco la tenda. Sistemata come ho potuto. Ah, e ora siccome ho ancora fame mi mangio anche il risotto. Buongiorno ragazzi, appena svegliato, sono 7:30. C'è un po' di fondimento d'acqua. Ragazzi, dove sto partendo? Innanzitutto buongiorno, sto partendo dal lago delle Stellune, quindi ora saluto il lago
saluto i miei amici che ho conosciuto qui. Adesso mi dirigerò verso Passo Mangren, ultima tappa di questa traversata. Più o meno 2 ore e mezzo, 3 di cammino. Giornata splendida. Ragazzi, ho fatto la prima salita. Ecco sotto di me il lago delle Stellune. E ora mi dirigerò verso il Passo Mangren seguendo il 322. Prima bisogna arrivare alla Forcella di Montalone. Alla Forcella di Montalone, ora devo attraversare tutto quel ghiaione, uscire dall'altra parte e finalmente arriverò alla Forcella Ziolera, dopodiché direzione Passo Mangren. Ce l'abbiamo quasi fatta, dai! Siamo, sono arrivato al lago delle Buse, cioè l'ho superato, era il lago che avete visto prima. Ora salirò qui, 40 minuti e arrivo al Passo Mangren. Finisce qui questa avventura, che devo dire bella ma tosta. Però bene, dai, ci siamo quasi, adesso giù con un bel pranzetto. Perché ho conosciuto 2 ragazzi, quindi ci siamo dati appuntamento lì. Ragazzi, di giù si vede la strada del Passo Mangren, ci sono quasi, adesso l'ultimo sentierino in discesa, però l'ho fatto. Ecco qui, sto costeggiando la strada del Passo Mangren, finita questa salitina dovremmo esserci. La prima civiltà dopo 3 giorni. Ci sono arrivato a destinazione e qui perso una trainer che hanno fermata, mi hanno offerto vabbè, da mangiare. Ma andiamo a mangiare? Io voglio i canedoli. Col formaggio e il burro fuso. Canedoli. Cammino, invitato pranzetto e poi ritorno in hotel. Questo è un altro che mi ha indicato, guardate qui che piatto leggero. Thank you.